Quinta vittoria consecutiva per la Cremonese che prosegue nella striscia positiva che l'ha portata a conquistare la vetta della classifica. La squadra di Tesser, davanti ai 4.500 spettatori dello Zini, ha condotto una partita intelligente e matura contro una Lucchese che non ha mai impensierito l'avversario. Cremonese che parte forte fin dall'avvio, regalando emozioni per tutta la prima mezz'ora di gara. Ci prova Brighenti dopo qualche minuto, al termine di una bella azione di contropiede, riceve palla in area piccola da Scappini, cerca il palo lontano ma il suo tiro impreciso. Dal quarto d'ora sale in cattedra Maiorino con una serie di azioni con Nobile che si oppone come può. La Lucchese ha due fiammate al 16° con Tavanti che impegna a terra Ravaglia, al 24° con De Feo, ma Ravaglia non si fa sorprendere. Il vantaggio arriva al 27° con Pasquale Maiorino che esplode un tiro perfetto che si infila in porta a fil di palo e fa esultare lo Zini. Al 30° Cremo vicina al raddoppio con Cavion, Nobile interviene e anticipa Brighenti che nel frattempo si era precipitato sul pallone. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni con la Cremo in vantaggio di misura sulla Lucchese. Cambiano moduli i toscani nel secondo tempo con l'inserimento di Raffini che va a far coppia in attacco con De Feo mentre Fannucchi si posiziona dietro alle punte. All'ottavo proprio l'ultimo entrato va ad impegnare Ravaglia di testa. Al 25° doppia occasione grigiorossa dopo un'uscita a vuoto di Nobile, Stanco e Cavion ci provano ma senza fortuna per due volte la difesa toscana ribatte. Al 33° Perrulli, subentrato ad uno stanchissimo Pesce, scatta da solo in contropiede ma sbaglia clamorosamente e a portiere battuto non trova la porta. Nel finale si gioca poco per le continue interruzioni, la Cremonese fa più possesso palle e cerca di chiudere gli spazi alle ripartenze della Lucchese e dopo 4 minuti di recupero può esultare per la quinta vittoria consecutiva e cominciare a pensare al prossimo ostacolo, il Livorno, sabato prossimo alle 16:30. Stiamo lì con i piedi per terra e continuiamo con questa volontà, con questo spirito, con questa voglia di questi ragazzi. Mancano 180 minuti ancora, c'è uno sforzo importante da fare sabato prossimo a una squadra difficile come Livorno, prepariamoci al meglio e daremo battaglia fino in fondo, ce la proviamo, ci crediamo, ci proviamo soprattutto con grande umiltà e vediamo quanto dura è ogni partita. Magari con la spinta di questo bellissimo pubblico oggi, 4.500 allo Zini. Si vede, si è sentito, lo dico, lo ripeto, cose banali, ma perché ci credo, quelle banalità, perché il calcio poi è molto più semplice di quanto si possa pensare. Tutti aiutano, tutti portano a casa il punticino che magari può essere quello determinante.